Va ora in onda Le gioie del tango, come si costruisce un'emozione, di Stefano Fava. Buongiorno. La quasi totalità dei tanghi presi in esame nel corso di queste puntate risalivano a quella che tutti nel settore denominano l'epoca d'oro del tango. Con questa definizione si suole indicare la produzione musicale uscita tra il 1937 e il 1950 circa, un periodo in cui si realizza una sintesi equilibrata tra i tre diversi linguaggi del tango, quello canoro, quello musicale e quello coreutico. In altre parole, in questo ventennio, musica, testi, e quindi canto, e ritmo, quindi ballo, hanno la stessa importanza e ricevono la stessa attenzione da parte di compositori ed esecutori. Oggi ci occuperemo dei confini iniziali di quest'epoca, andremo cioè a vedere come e quando comincia e qual era lo scenario precedente sul quale essa si impone come novità. Nella prossima puntata ne analizzeremo invece i confini finali. Cosa c'era dunque prima della famosa epoca d'oro del tango? In che situazione versava il genere? Beh, i primi anni 30 del Novecento non sono certo un periodo entusiasmante. Da una parte il processo di affinamento iniziato dall'orchestra di Julio De Caro aveva portato il tango un po' lontano dal gradimento dei ballerini, in quanto l'elemento ritmico era sacrificato a vantaggio di una sperimentazione, diciamo così, di carattere sinfonico. Dall'altra, l'arrivo della moda del jazz dagli Stati Uniti aveva dirottato l'attenzione e i gusti del grande pubblico. Che il tango come genere fosse in una fase di decadenza lo testimonia il fatto che proprio nel 1936 esce la prima storia del tango in due volumi ad opera di due fratelli, Héctor e Luis Bates. Risulta abbastanza chiara in quest'opera la concezione del tango come un genere il cui picco di valore artistico e sociale veniva considerato come ormai appartenente irrimediabilmente al passato. Proprio nel momento in cui il tango sembrava un genere in procinto di essere consegnato per sempre alla storia, intervenne un personaggio ad acciuffarlo per i capelli e a dargli una nuova vita. Sto parlando ovviamente di Juan D'Arienzo. D'Arienzo vuole riportare il tango ai piedi dei ballerini e ci riesce creando a partire dal 1936-37 una nuova ondata di interesse fra i giovani, che tornano così ad affollare i locali da ballo, come il famoso Chantecler, dove la sua orchestra si esibisce regolarmente. Con il focoso contributo di un giovane pianista dallo stile inconfondibile e dalle mani stregate di nome Rodolfo Biagi, l'orchestra di Juan D'Arienzo mette la quarta al tango, che ritorna alla ritmica briosità delle origini. In una intervista del 1949, D'Arienzo affermava: «Secondo il mio modo di vedere, il tango è prima di tutto ritmo, nervi, forza e carattere. Il tango antico, quello della Guardia Vieja, aveva tutti questi ingredienti e dobbiamo fare in modo che non li perda mai». A un certo punto il tango li aveva persi, dice D'Arienzo, ed era entrato in crisi. «Io, modestamente, ho contribuito a riportare il ritmo al centro della musica tanghera». E poi ancora, D'Arienzo continua: «Secondo la mia opinione, buona parte della colpa della decadenza del tango è stata dei cantanti. Ci fu un momento nel quale un'orchestra tipica non era niente più che un semplice pretesto per far brillare un cantante. I musicisti, incluso il direttore, non erano niente altro che semplici accompagnatori di un divo più o meno popolare. Per me questo non ha senso.
Il tango è anche musica, anzi io direi che è essenzialmente musica, continua D'Arienzo. Di conseguenza non si può relegare l'orchestra a un ruolo di secondo piano. Al contrario, il tango è per l'orchestra, non per i cantanti. La voce umana non deve essere altra cosa che un altro strumento dentro l'orchestra. Sacrificare tutto alle esigenze della voce è un errore. Io, sono sempre parole di D'Arienzo, ho reagito contro questo errore che ha generato la crisi del tango. Ho messo l'orchestra in primo piano e il cantante al suo posto. Vi propongo oggi un altro esercizio comparativo, come quelli che abbiamo fatto sovente nelle puntate precedenti. Ascolteremo oggi due versioni della stessa canzone e la gioia, il gioiello di questa puntata sarà l'una o l'altra a seconda dei vostri gusti. Il brano è Sobre el Pucho e le due versioni saranno rispettivamente quelle di Carlos Di Sarli del 1931, in epoca cioè pre-darienziana, e l'altra proprio quella registrata da D'Arienzo nel 1941 in piena epoca d'oro del tango. Tra le due interpretazioni si percepisce chiaramente, più che un semplice cambiamento di stile, una vera e propria mutazione. Se nella prima versione la melodia avanza sorniona e languida, nella seconda, quella di D'Arienzo, l'energia portentosa, la freschezza, la vitalità saltellante e scoppiettante del pianoforte compiono una rivoluzione, restaurando proprio l'elemento principale attorno al quale quel tipo di musica era stata creata 50 anni prima, il ritmo. Mai, come per D'Arienzo, appare adatta una formula ossimorica come quella di rivoluzione restauratrice, far risorgere, cioè, e avanzare il tango, riportandolo, per molti versi, alle origini. E il riposizionamento d'arienziano del ritmo come elemento centrale della musica del tango influenzò a partire dalla fine degli anni 30 quasi tutte le orchestre più in voga, alle quali le case discografiche sembra chiedessero di suonare alla nuova maniera D'Arienzo. Si racconta che ascoltando D'Arienzo i musicisti di Aníbal Troilo avessero riso, mostrando un certo altezzoso disprezzo per la semplicità dei suoi arrangiamenti e per la velocità del tempo di esecuzione, a che Troilo avrebbe esclamato: «Attenzione ragazzi, se oggi lavoriamo tutti così tanto, il merito è soprattutto di D'Arienzo». Nel terzo millennio potremmo forse riprendere e fare nostro il commento del grande Troilo dicendo che ci piaccia D'Arienzo tanto o poco, senza di lui non saremmo oggi forse qui ad apprezzare e ballare ancora il tango a distanza di quasi 150 anni dalla sua nascita. Con l'ascolto consecutivo delle due versioni di Sobre el Pucho, prima quella di Di Sarli e poi quella di D'Arienzo, vi invito a scrivere i vostri commenti a stefano@stefanofava.com e vi do appuntamento alla prossima puntata. Thank you.
querido, que ya para siempre pasó, como un pucho consumió las delicias de mi vida, que hoy ceniza solo son. Tango querido, que ya para siempre cayó, ¿quién entonces me diría que vos te llevaría mi única ilusión? Moliendo un tango y al son de aquella milonga, más que su vida mitonga, meditando aquel malevo recordó la canción de su dolor. Tango querido, que ya para siempre pasó, como un cucho consumió las delicias de vida, que hoy ceniza solo son. Tango querido, que ya para siempre cayó, ¿quién entonces me diría que vos te llevarías a mi única ilusión? Avete ascoltato Le gioie del tango. Come si costruisce un'emozione? Di Stefano Fava.